Diciamo che siamo andati stavolta proprio sul filo di una manciata di secondi, perché forse diciamo che a volte è difficile da raccontare, però l'avete visto tutti. L'Atalanta secondo me meritava il risultato, però noi dobbiamo trarre quello che è positivo da questo pareggio, cioè il fatto che abbiamo una grande squadra, cioè una squadra che è riuscita a mettere sotto il Napoli reduce da quell'impresa, e nonostante il Napoli poi ha messo in campo tutte le bocche da fuoco che aveva anche in panchina per tentare di riequilibrare il risultato. Penso che siamo arrivati proprio sul filo del traguardo e forse è il destino che ha voluto così, anche se è un destino amaro per uno stadio che stasera è stato straordinario, meraviglioso. Sinceramente io non, di questa partita non vado a cercare le pecche, i colpevoli, chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato, perché sbaglieremmo l'analisi. Noi dobbiamo invece inculcare alla squadra, così come sta facendo il pubblico, la convinzione che è una squadra che è forte, è brava, è una squadra importante che può crescere ancora. Questo dobbiamo, perché abbiamo avuto la conferma in questa partita. E quindi io sono molto preoccupato che i ragazzi continuino ad acquisire questo processo di crescita e la mentalità. Quando ci sarà una crescita nella mentalità, nelle convinzioni di quanto possiamo fare in campo e di come abbiamo le capacità di farlo, io credo che non capiteranno più neanche questi episodi che sono veramente dolorosi da sopportare. Eravamo tutti distrutti quando siamo andati nello spogliatoio, però abbiamo visto la squadra così giù e l'allenatore e Stefano così addolorati, che il nostro compito di dirigenti è stato subito quello di fargli alzare la testa e di far capire che stasera il bicchiere è veramente tutto pieno, non mezzo vuoto e mezzo pieno. Questa è stata la nota più bella, però credo che Dennis stia ripagando questo affetto con un campionato che è veramente straordinario. Io sono felice, però in questo non dimentichiamo che c'è tutta una squadra che funziona, un allenatore che la sa mettere in campo e Dennis è il finalizzatore, però è tutto il meccanismo che gode dei gol di Dennis, ma anche Dennis gode di tutto quello che la squadra produce per lui.